ci ingoiamo i costi della crisi, i costi delle politiche dell'austerità. Siamo qua davanti alla residenza del Presidente dell'AI, dove lui decide assieme alla sua giunta le politiche per gli amici e per gli altri sono lacrime e sangue. Una politica della provincia che non è riuscita a prendere le distanze dai padroni, dalle politiche più scellerate di Marchionne. Questa provincia che sta dimostrando ancora una volta di essere allineati a quelli che sono i diktat, le scelte imposte dalla BCE. Noi vorremmo suggerire oggi, partendo proprio da questa grande manifestazione, fargli capire al Presidente dell'AI che c'è una parte dei cittadini che non accettano queste logiche dei tagli indiscriminati, dei tagli allo Stato sociale, dei tagli all'occupazione, al progettone, che non è possibile che le risorse della nostra autonomia siano sprecate e date in mano ai soliti morti, da Marangoni, a Lisa, a tutte queste finanziarie, società più o meno controllate dagli amici di Dell'AI che stanno sperperando milioni e miliardi di risorse. Questo noi vogliamo dire, vogliamo dare anche un suggerimento. Parliamo dei trasporti. Dell'AI ha messo in cantiere 5 miliardi per fare questa opera in un che si chiama Metrorail. Quello che la provincia ricava dal costo dei biglietti urbani si parla di circa 12-13 milioni all'anno. Noi diciamo che basta prendere queste risorse, togliere dagli stanziamenti per fare metro run e si potrebbe fare i trasporti gratuiti per tutti in Trentino. Questa è una vera politica alternativa alle scelte di Monti. È possibile fare cose diverse. Noi pensiamo a una politica della casa, pensiamo che non è possibile continuare a coprire con i soldi della provincia gli errori della speculazione come avviene alla Mislen, all'ex Mislen di Trento, dove gli imprenditori, dopo aver cercato di speculare, non essendo in grado di vendere quegli appartamenti, perché tra l'altro fanno anche schifo, oltre che essere costosi, li vogliono la provincia andare a acquistarli, garantendo così quei soldi pubblici, quei soldi che ci strappano da noi, dagli abbonamenti ai trasporti, dagli aumenti degli asili nido, dagli aumenti delle tariffe, dall'elettricità all'acqua, alla nettezza urbana. Cioè ogni giorno leggiamo sulla stampa che ci sono degli aumenti. Bene, quei soldi li utilizzano per pagare la casta, per mantenere i vari consigli di amministrazione e per darli ai loro amici speculatori, perché molte speculazioni non vanno in porto. Noi diciamo che la politica della casa non può essere questa. Iniziamo a una politica della casa che deve essere a cemento zero, iniziando a prendere gli appartamenti che oggi in provincia sono vuoti, non sono affittati. Dobbiamo rivendichiamo una politica degli affitti diversa, perché non è possibile che uno studente per pagarsi l'affitto debba usufruire del 50 a molte volte del 100% della retribuzione di suo padre e di sua madre, perché gli affitti cadono attorno ai 400, 600, 800 euro mensili. Questa è una rapina legalizzata. Perciò diciamo che oggi la politica della casa non può essere lasciata in mano all'Ikea, ai privati, alla privatizzazione. L'università non può essere lasciata in mano alle imprese, deve essere una linea gestita dagli studenti, da chi la frequenta. Gli studenti non sono un tempo, sono persone che pensano, ragionano, hanno voglia di studiare, di creare qualcosa di nuovo, non di essere solo capaci di operare più velocemente sulle prossime catene di montaggio, se avranno la fortuna di andarci. Noi diciamo che questa provincia non fa niente contro la precarietà. In provincia di Trento il 90% delle assunzioni sono precarie e dove non sono precarie sono fatte sotto le aziende con meno di 15 dipendenti. E dopo la riforma Fornero, che prevede licenziamenti per motivi economici, anche chi sta nelle aziende con più di 15 dipendenti sarà sempre precario. E questa è una mannaia, un ricatto vero e proprio che stanno facendo in tutte le aziende. O ti adegui, o accetti il taglio dei ritmi, o accetti di non fare la pausa mensa,
o accetti di non andare a fare i bisogni fisiologici, altrimenti al prossimo stornire di foglie, alla prossima crisi, molto spesso inventata, tu sei fuori, sei licenziato. E abbiamo un sistema, voglio dire, che non dico che è mafioso, ma molto simile, nel senso che spesso le agenzie interinali, quelli che ti offrono il posto di lavoro, sono quelli che aggirano la legge, perché di norma la legge prevede che il padrone non può fare indagini su cosa pensa il lavoratore. Invece sono le agenzie interinali che spesso fanno questa indagine. Se tu quando vai a lavorare come interinali ti ammali o rinunci di fare lo straordinario, rischi di non essere più chiamato per il prossimo lavoro. Oggi la precarietà è indicato, Marchionne non è solo Pomigliano, si sta espandendo come una metastasi, è un tumore che nemmeno questa provincia riesce, anzi non vuole, estirpare.